La pace dei santi sia con voi. Il 30 maggio la Chiesa Ambrosiana celebra la memoria del beato Paolo VI, Papa. Giovanni Battista Montini, nato a Concesio in provincia di Brescia il 26 settembre 1897, in una famiglia ricca di fede, fu ordinato sacerdote il 29 maggio 1920 e fu inviato presso il Pontificio Seminario Lombardo a Roma, entrando presto al servizio della Santa Sede. Dopo una breve esperienza diplomatica in Polonia, divenne assistente ecclesiastico dei giovani universitari cattolici della FUCI, spronandoli all'impegno culturale apostolico nella società. A molti dei suoi discepoli si deve il volto dell'Italia democratica dopo gli anni tragici della dittatura fascista e della Seconda Guerra Mondiale. Il suo impegno pastorale formativo si accompagnò al servizio presso la Segreteria di Stato, ove divenne collaboratore apprezzato del venerabile Papa Pio XII, che gli affidò l'organizzazione degli aiuti profusi dalla Santa Sede durante la Seconda Guerra Mondiale ai prigionieri, alle popolazioni affamate, agli ebrei perseguitati dai nazifascisti. Dopo averlo promosso suo protosegretario di Stato, Papa Pio XII, il 1 novembre 1954, lo nominò arcivescovo di Milano, ove fece il suo ingresso il 6 gennaio 1955. Il suo zelo pastorale lo portò in ogni angolo della vasta arcidiocesi ambrosiana, cercando vie nuove di evangelizzazione. Tra esse emerse la missione di Milano del novembre 1957, che fu ripresa anche da altre diocesi nel mondo, per la novità della sua modalità e dei suoi contenuti. Eletto Papa il 21 giugno 1963, prese il nome di Paolo VI e condusse felicemente a termine il Concilio Ecumenico Vaticano II, iniziato dal suo predecessore San Giovanni Vigesimo III. Si fece pellegrino in ogni continente, baciandone sempre la terra al suo arrivo, cominciando dal pellegrinaggio in Terra Santa, primo Papa, dopo San Pietro, a tornarvi. Importante e profonda la sua azione ecumenica, con proficui scambi e incontri con la Chiesa anglicana e la Chiesa ortodossa. Storico il suo incontro con il Patriarca di Costantinopoli, Atenagora, i successori dei due santi fratelli apostoli Pietro ed Andrea si abbracciarono a Gerusalemme dopo 1400 anni. Nel 1967 il beato Paolo VI andò ad Istanbul, andando così incontro umilmente alla Chiesa d'Oriente. Tra le molte encicliche emergono giustamente famose l'Ecclesiam Suam, la Populorum Progressio, la Sacerdotalis Celibatum, l'Umane Vita, la Gaudete in Domino e l'Evangelii Nuntiandi. Tra le molte e storiche riforme che egli attuò in ossequio al Concilio Ecumenico Vaticano II, spiccano la riforma liturgica e l'istituzione del Sinodo dei Vescovi, che hanno segnato radicalmente il volto della Chiesa. L'ultimo periodo della sua vita fu rattristato profondamente dal rapimento e dall'uccisione del suo amico fraterno Aldo Moro. Dopo breve malattia, si spense nella residenza estiva pontificia di Castel Gandolfo il 6 agosto 1978, nel giorno della trasfigurazione del Signore Gesù, cui era stato sempre particolarmente devoto. La fama della sua santità si diffuse rapidamente e si consolidò alla luce dei frutti del suo pontificato, tanto che Papa Francesco ne decise personalmente la beatificazione il 19 ottobre 2014. La memoria liturgica è stata postata al 26 settembre. La Chiesa Ambrosiana la celebra oggi, 30 maggio, giorno che ricorda la sua prima Santa Messa.
buon onomastico a tutti coloro che portano il nome del Beato Paolo ed auguri a quanti il 30 maggio festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza. Andiamo ora a conoscere uno dei titoli con cui è venerata la Beata Vergine Maria nella Santa Chiesa Cattolica. Regina Cieli, letale, alleluia. Dal santuario della Madonna del Ghisallo a Magreglio in provincia di Como e in vista del prossimo anno santo della misericordia istituito dal Santo Padre Papa Francesco, che prenderà avvio l'8 dicembre 2015, solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, vogliamo oggi conoscere la Vergine Madre quale Regina e Madre di Misericordia. Due titoli di frequente attribuiti alla Beata Vergine, ambedue pieni di dolcezza e carissimi ai fedeli. Regina di Misericordia e Madre di Misericordia. Il titolo di Regina di Misericordia celebra la benignità, la magnanimità, la dignità della Beata Vergine esaltata nei cieli. Maria, portando a compimento ciò che era stato prefigurato nella Regina Ester, interviene incessantemente per noi presso il suo Figlio, per la salvezza del popolo che ricorre a lei fiducioso nelle tribolazioni e nei pericoli. La Madre del Signore è la Regina clemente, esperta della benevolenza di Dio, che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a lei. È salutata conforto dei penitenti e speranza dei miseri. Il titolo di Madre di Misericordia, che per primo Sant'Oddone, abate di Cluny, si ritiene abbia attribuito alla Madonna, giustamente celebra la Vergine sia perché ci ha generato Gesù Cristo, che è la misericordia visibile dell'invisibile Dio misericordioso, sia perché è madre spirituale dei fedeli, piena di grazia e di misericordia. San Lorenzo da Brindisi scrive che la Beata Vergine è chiamata Madre della Misericordia perché è infinitamente misericordiosa. Madre clementissima e tenerissima, Madre dolcissima. La Madre di Gesù, che ora è in cielo, presenta le necessità dei fedeli al Figlio suo, che quando era in terra supplicò per gli sposi di Cana. La Beata Vergine è celebrata come profetessa che esalta la misericordia di Dio. Due volte nel cantico del Magnificat ha lodato Dio che usa misericordia. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha soccorso Israele e suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Per questo i fedeli desiderano vivamente magnificare con Maria la bontà infinita di Dio. Donna che ha fatto un'esperienza della misericordia di Dio, Maria è la Regina clemente, esperta della benevolenza di Dio, che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a lei. Tali parole sembrano echeggiare ciò che scrive San Giovanni Paolo II riguardo alla Beata Vergine. Maria, in modo particolare ed eccezionale come nessun altro, ha sperimentato la misericordia, avendo fatto esperienza della misericordia in una maniera straordinaria.